non rimanere inerti di fronte al rischio di vedere le nostre spiagge in mano a multinazionali che toglierebbero l'anima e l'italianità al settore e non restare con le mani in mano davanti al rischio di interessamento della malavita organizzata alla quale non mancherebbe la liquidità per accaparrarsi la gestione delle spiagge. Preoccupazioni che Fratelli d'Italia Pesaro ha esternato a chiare lettere in un convegno organizzato nel weekend all'Hotel Excelsior. Convegno che ha visto Fratelli d'Italia schierarsi al fianco degli operatori balneari marchigiani messi all'angolo dalla contestata direttiva Bolkestein che dopo il recente pronunciamento governativo che ha applicato lo stop alle proroghe delle concessioni metterà le spiagge a libero mercato dal 1 gennaio 2024 compromettendo la decennale attività di una imprenditoria specifica del nostro territorio. È un tema troppo importante per la nostra città, noi dovevamo subito cercare di dare delle risposte, quindi non potevamo rimandare ancora al settimana prossimo o altri periodi. Con Nicola Baiocchi e il coordinamento pesarese di Fratelli d'Italia sono intervenuti da remoto l'eurodeputato Nicola Procaccini e il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Attività Produttive alla Camera, Riccardo Zucconi, che hanno integrato gli interventi dall'Excelsior dell'onorevole Luce Albano e dei consiglieri regionali Elena Leonardi e Carlo Ciccioli. La prima soluzione è ovviamente quella giuridica. La soluzione giuridica è deve essere sostenuta dallo Stato per fare i ricorsi e quindi ricorrere a salvaguardia dei diritti che ci sono. E comunque una diversa impostazione. Una cosa inaccettabile è stato che in Italia è il Consiglio di Stato che decide su il potere che no, la magistratura è un organo giudicante, ma il materiale del giudizio, cioè le regole, lo deve stabilire il legislativo, il Parlamento. È uno di quei casi in cui la magistratura esonda e attraverso delle correnti precise, politicizzate e talvolta delle spinte molto forti di settori, di poteri che vengono non dalla decisione popolare, elettorale, eccetera, ma poteri che sono all'interno dei palazzi, ha deciso in un certo modo, scavalcando addirittura quello che dal punto di vista proprio giuridico, dei fondamentali giuridici, è inaccettabile. Però così è. E il materiale del ricorso è che è importantissimo fare il ricorso, ma anche se hai ragione, bisogna che trovi il giudice che ti dà ragione.